A rischio l'apertura di diverse scuole comunali per il prossimo mese di settembre. È scaduto a luglio il contratto di 350 maestre a tempo determinato e in virtù del patto di stabilità e della spesa di personale del comune e delle sue partecipate, ad oggi il rinnovo non è consentito dalla legge. La commissione consiliare all'istruzione e quella al bilancio si sono riunite stamane per analizzare la questione e condividere una soluzione efficace. Il presidente Salvatore Pace e l'assessora all'istruzione Anna Maria Palmieri lanciano la proposta di sottoporre al governo una revisione concettuale della norma. L'accesso alla scuola, affermano, è un diritto costituzionale e perciò prevale sul principio di riduzione della spesa pubblica. In altri termini, gli stipendi necessari a garantire l'istruzione andrebbero esclusi dal calcolo della spesa di personale, perché il diritto allo studio non può essere incerto o intermittente. Il Comune di Napoli ha contezza forte del fatto che le scuole comunali napoletane in particolare servono una platea anche tendenzialmente più vulnerabile, servono cioè la parte della platea di bambini che normalmente, e qui mi riferisco in particolar modo agli asili nido, non avrebbero alternative. Il direttore generale Silvana Riccio assicura il massimo impegno per disegnare una soluzione giuridicamente stabile. Questo è un tema di carattere nazionale che non riguarda solo Napoli. È chiaro che stiamo parlando di un settore che tutela dei diritti fondamentali delle persone. La Giunta potrebbe poi fissare con un proprio atto la necessità di assicurare i diritti primari e di razionalizzare la spesa senza pregiudicarne l'espressione. L'assessora Palmieri denuncia che l'applicazione letterale della norma in vigore non soltanto lascerebbe chiuse alcune scuole comunali, penalizzando i cittadini di alcuni quartieri, ma impedirebbe finanche la sostituzione di una maestra che durante l'anno si ammala o va in maternità. Se io riconosco che l'istruzione non è disponibile alle leggi del mercato, in quanto rappresenta un valore irrinunciabile dell'essere umano, io lo metto tra i servizi essenziali da garantire al cittadino. In questo senso lo pongo al di fuori del discorso del rispetto del patto di stabilità. Mettiamo che io mantengo fermo le spese per il personale, no? Però riduco le spese perché sono un comune virtuoso. A quel punto in percentuale la spesa del personale aumenta rispetto al totale delle spese e io sfondo il patto di stabilità pur avendo risparmiato. Questo è una specie di gioco di prestigio che francamente è difficile da capire. Ci sono degli enti locali che pagano la crisi in maniera pesantissima e vi ricordo che gli enti locali, soprattutto i comuni, sono quelli che sono a contatto col cittadino. Colpire l'ente locale significa colpire il cittadino.